Ciao Bettes.it, penultimo film in concorso alla 73esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Ci siamo quasi, è quasi finito il concorso, è quasi finito il viaggio, siamo stanchi ma contenti di aver visto il film di Love Diaz dal titolo originale Ang Babang Umayo. Se non siete, diciamo, se non siete esperti di filippino, The Woman Who Left, la donna che lasciò cosa? Lasciò la sua vita, lasciò probabilmente suo figlio, lasciò la speranza ed entrò non all'inferno di Dante Alighieri, evocato dal bellissimo Paradise di Konchalovsky, ma entrò in un altro tipo di inferno, quello nostro, quello sulla terra, e cioè una prigione. Il film di Love Diaz è quel film lì, quello che dura 226 minuti, l'abbiamo visto ieri, 19:45 in sala d'Arsena. Io ho cominciato a vederlo con il grande Castelnuovo, mi sono preso, devo ammettere, una pausa sigaretta di circa 10 minuti, ma poi me lo sono sparato tutto, ho fatto il critico bravo, mi è piaciuto non poco, è un bianco e nero molto contrastato, bellissimo soprattutto nelle scene notturne, e non sono poche, amici miei. Questo è un regista filippino un po' mattarello, però è molto stimato, Un certo regalo a Cannes, Orso d'argento a Berlino, Pardo d'oro a Locarno. Che cos'è questa donna che ha lasciato? Ha lasciato la prigione dopo 30 anni e forse era innocente. A quel punto Lady Vengeance, ok? Woman Vengeance, questa signora decide di vendicarsi, è incavolata come una bestia, ma con anche una certa calma comincia a progettare una vendetta. Quindi è un revenge movie quello di Diaz. Ci saranno anche dei momenti molto alla Taxi Driver, di addestramento balistico e anche addestramento psicologico al tenere in mano una pistola in casa davanti a uno specchio. È un film, devo dire, molto molto bello. Lui fa inquadrature fisse con montaggio interno che possono durare anche 15, 16, 20 minuti. Allora lei che fa? Lei esce dalla prigione, comincia a progettare qualcosa, poi va verso l'uomo che lei reputa responsabile del suo ingiusto imprigionamento, il quale è un gangster. Quindi è un film, anche insomma, è un noir di 3 ore e 40, con i tempi molto dilatati, ma lei poi si veste da uomo e di notte con le sue Converse, mi piacciono molto le inquadrature di lei col cappellino, la camicia a scacchi, i pantaloni neri, le Converse, questa donna uomo di notte attraversa questo paesino delle Filippine e incontrerà la matta del paesino, molto carina, molto simpatica, incontrerà un travestito prostituto e parlerà con loro, poi un venditore ambulante di snacks e i balut, e con questi tre personaggi parlerà un po' per capire anche se può manipolarli, soprattutto il venditore ambulante, perché potrebbe aiutarla ad avvicinarsi al gangster. Il gangster è inavvicinabile, c'ha la villa come Scarface con i mitra, poi va in chiesa, parla col prete. 226 minuti di buio, lei è bellissima perché all'inizio è molto al buio, come il travestito prostituto che vediamo in una prima scena lunghissima, bellissima, vediamo quest'ombra che piange piegato sulla strada. Lui, pensate, è una star anche molto mainstream, un po' come era Takeshi Kitano prima di diventare, vi ricordate che faceva Mai dire Banzai per la Jalapas Band, Pocoto, Takeshi Kitano, mi ha ricordato molto la parabola di Takeshi Kitano, quella di John Lloyd Cruz, questo attore filippino molto noto, anche presentatore televisivo, che fa il travestito e che potrebbe essere Coppa Volpi, insieme al mio amatissimo Oscar Martinez del Ciudadano illustre, insieme al Christian Klaus, il nazista giovane di Paradise. Fortissimo il travestito, e soprattutto una scena indimenticabile che ha fatto scattare l'applauso in sala, arriva poco sotto le 3 ore, una scena in cui lei e il travestito, che i quali cominciano a parlare molto, lei lo cura, sono bellissime le scene in cui lei lo cura perché lui ha avuto una disavventura, e cominciano a cantare, cominciano a portare i loro punti di riferimento musicali, le loro fantasie. Lei chiede Somewhere, vorrebbe cantare Somewhere di West Side Story, lui comincia a cantare Sunset Sunrise da Il violinista sul tetto, ed è un momento in cui è partito l'applauso in sala d'Arsena, solo per quel momento musicale tra i due,
in cui lui si sta curando dalle ferite fisiche e lei per la prima volta ritrova il sorriso dopo essere uscita di prigione dopo 30 anni e progettare la vendetta. È anche molto bella la scena in cui Madre Teresa di Calcutta, diventata santa all'inizio della Mostra del Cinema di Venezia 4 settembre 2016 da Papa Francesco, viene data la notizia alla radio. È un film anche di radio, di molta radio, che ti racconta quello che succede nelle Filippine. È un film ambientato alla fine degli anni 90. C'è la morte di Madre Teresa di Calcutta nel 97 e è la prima volta che i personaggi si guardano, un po' come Lenzo Ceccotti di quel momento bellissimo di Gig, che non vuole nemmeno sentire quello che si dice in Italia alla radio, e perché è nichilista, quindi chiede che si spenga la radio, non è interessata a sentire quello che succede al suo paese. Anche questi personaggi, si sente molto spesso la radio che dice quello che succede nelle Filippine, i rapimenti, il tasso di criminalità che aumenta. A un certo punto arriva la morte di Madre Teresa di Calcutta e la prima volta i personaggi si guardano come se è l'unica notizia del mondo che gli interessa. È un film molto bello, è il viaggio di una donna alla ricerca della vendetta, chissà se la troverà. La troverà? È un mistero. È anche un film, diciamo, difficile da vedere perché è 226 minuti, quasi 4 ore, però una volta che ci sono entrato dentro, devo dire, bello, bello, bello. Anche lei potrebbe essere candidata alla Coppa Volpi. Ciaro, santo sconcio. Ma John Lloyd Cruz se magna il film, a un certo punto, il prostituto travestito se magna il film. Ciao Bad Taste, volevo fare la video recensione più lunga per il film più lungo in concorso alla 73esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Palmarès? Attenzione a Diaz, perché Sam Mendes per un film del genere potrebbe andare fuori di testa. Ciao Bad Taste.